Oh, ti devi fare bello che tra un po' abbiamo le 9, abbiamo la diretta. Alle 9, per farmi bello bisogna aspettare dopo domani, se il chirurgo è libero. Oh Fiona, ti muovi? No, vabbè, vai, ci vediamo dopo. Ciao, 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 ciao. Ciao! Buongiorno da Sanremo! Luca e Mario mi hanno abbandonata, adesso sto andando al nostro studio di Radio Number One che ieri è stato totalmente smembrato per colpa di Keanu Reeves. Avete capito bene, Keanu Reeves è venuto a mangiare all'interno del nostro studio e per fargli un po' di spazio abbiamo dovuto sbarcare tutto. Adesso i ragazzi stanno montando. Sono già le 8:40 e io tra 20 minuti ho la diretta. Corri! Sono arrivata. Opla. Ma siete solo voi due? Vabbè, che vuoi da me? Tu chi sei? Tu guardi per gli autografi solo dopo mezzogiorno. Adesso mi spiace, devo fare il programma con. Con? Con quella lì che sto imparando alla radio in questi giorni. Ciao, buongiorno! Qua succede che il nostro amico capelluto sta scegliendo le news con grande oculatezza che dovremmo dare oggi dalle 9 a mezzogiorno. La sua oculatezza mi è venuto un brivido lungo la schiena. Ho visto che Erika mi dice che sono sempre una brutta persona, voglio vedere se riesco a farti una sorpresa. Tiè! Vedi Erika, è tu che dici sempre che sono una brutta persona. Ti ho preso una maglietta dagli amici della stampa con su scritto Sanremo e poi ci faccio fare un autografo a Michele Bravi. Vedi, ti è arrivata una persona. Si chiama ciao. Michele Bravi. Luca, piacere. Eccolo qua. Ciao. Ciao, di ciao Erika. Grazie, hai fatto tre scalini. Però devi dire ciao Erika. Ciao Erika. Ah, ecco, ciao, bravo, ciao Erika. Bravo. Scusa, ma hai finito di dar fastidio ai miei ospiti? Sicurezza, per favore, via. Dai. Vieni pure Michele. Vuoi fare in fretta? Allora, puoi te ne puoi fretta? Andare per favore che mi sto veramente innervosendo? Te ne puoi andare via? Michele, mi fai un piacere? Vai, cos'è? Se mi fai un autografo qua. Vai. Scrivi peggio che puoi. Ma guarda, tanto io scrivo già di me, tutto un diario degli errori. Sono qua sempre a fare cose sbagliate. Olè, guarda come scrivo male. Ti è. Comunque, nonostante l'età, è stato anche abbastanza veloce, Luca. Quindi allora, è performante. Scusatemi, un attimo solo, scusatemi. Allora, guardi, per piacere. Possiamo portare via questa ragazza, per piacere? Ok. Possiamo sollevarla? No, allora. Ciao, 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 ciao. Oh, Fiona, ti faccio sentire una roba. Dai, qua. Exploding. Wow. Cioè, mi state prendendo in giro a me? Ovviamente. Allora, l'ultimo che l'ha fatto. Ma ha preso in giro. È a posto. Ma io ho fame. Sì. Cibo. Possiamo smetterla di parlare del festival che io voglio sapere cosa c'è da mangiare. Ma basta, portatela via, portatela via. Comunque stavi dicendo nella... No, che per me cosa, insomma, oh, ma dai, fammi quello lì. Dai, ma non giuro, c'è. È mio. Io ve l'avevo detto che sto facendo la dieta. Più dieta di così si muore. Posso assaggiare un pezzo di questo? Di nuovo? Il pranzo è finito, ma noi non abbiamo finito di lavorare. Infatti, abbiamo appena finito di registrare un video. Ho detto finito troppe volte, non va bene. No, ma cioè, usa pure un vocabolario molto largo, eh. Cioè, io la finirei di dire finito. È così. Questo è ciò di cui ci stiamo occupando in questo momento. E si tratta di un'emergenza, Fiona. Mia, che paura! Mi sono distaccata dallo studio perché avevo voglia di fare una passeggiata, di rilassarmi un pochino e magari di andare a fare qualche foto, peccato per il tempo. E sono capitata qua vicino a un parchetto giochi, che sembra un parco giochi dell'orrore.
mi inquieta tantissimo. Ma fa niente. Comunque la giornata è ancora lunga. Sono solo le 4:30 o qualcosa di simile. E io sono devastata, ma proprio stanca. Ho fatto tantissime cose e l'esperienza è spettacolare. Questi giorni a Sanremo mi stanno totalmente sballottando a destra e a sinistra, ma sono di una contentezza mai vista prima. E spero soprattutto che abbiate visto quello che ho postato, ma soprattutto che abbiate apprezzato tutto il lavoro che sto facendo. Comunque la giornata non è ancora finita, Ma io sono stanca, ho fame, voglio andare a casa. Ma anch'io sono stanco e vorrei che tu andassi a casa. Comunque mi schiavizza. Adesso io pensavo che di aver finito, di aver finito tutto. Invece tra un'ora abbiamo la diretta live su Faccia a Buco. Organizzare, su, dai, muoversi, lavorare, dai. Ma sono le 17:17. Che siamo venuti a fare? A svernare qui? Sei uno sfruttatore. Hai perso la Mevo? È una cosa bruttissima se hai perso la Mevo. Mevo! 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 No, non ho trovato la Mevo, però ho trovato... Ieri si è presentata una signorina bionda, carina, vestita tutto bene, tutto a posto, che ha detto sottovoce: avrei un regalo per gli uomini. E poi si è presentato con questa nuova edizione dell'Enciclopedia Treccani. È l'edizione 2017 dell'Enciclopedia Treccani, in cui anziché mettere i testi hanno messo solo le fotografie. Ma che bella foto che ho fatto. Guardate che bella foto che ho scattato qua a Sanremo. Fiona, Galumba, qua. Cominciamo un attimo a sistemare. Che come sempre a far lavorare. Qua che siamo pronti, operativi a manetta, con questa nuova tecnologia fantascientifica. Ma sai che te la ruberò un giorno? Me la imbresti? Dipende. Se ti comporti bene, cioè mai. Se ti comporti bene, quindi voglio dire, cioè non c'è rischio che io abbia l'obbligo di prestare. A parte che non ho l'iPhone e quindi non posso usare. E quindi non puoi Ciao. Utilizzare. Mi presti anche l'iPhone? Mi sembra una bellissima idea. Scusa, vedi i geni della lampada, che siamo tutti noi qua, abbiamo dato appuntamento alle 6:30 per la live. Peccato che sono le 5:45. E quando uno dice i geni della lampada, scusate un attimo, i geni delle due lampade, guardate un po', una e una due. Vabbè, però ho avuto una proposta fantastica, ho detto andiamo a prenderci un aperitivo, spritz. Maria, è arrivato lo spritz. E che spritz? Ma più che lo spritz, è quello che ci hanno portato da degustare, buono. E attenzione, perché noi sprizziamo di gioia. Vabbè, sì, questo l'ho bevuto tutto d'un fiato. No, mi sono dimenticata di fare una clip mentre facciamo la diretta. Dobbiamo rifare una nuova diretta. Allora. E come promesso, che dieta sia. Alla fine ho preso anche la frutta. No, giuro, non è di qualcun altro, è mia. La TV mi sta dando fastidio, il volume è troppo alto. Luca, mi fai un favore? Sì, certo. Mi abbassi la TV? Vabbè, che problema, ce lo abbassiamo. Bravo, grazie. Vai. Comando smart. Facciamo uno scherzone. Tac. Allora, LG del glam. LG del glam. Vai. Preparato. Vedremo cosa sente della sua condizione. Vai. Vuoi che spenga? Spegni la TV. Devo mettere su rete 4? No, spegni, ti prego, spegni la TV. Fai lo scherzone. Guarda che ridere, che esilarazione. Caffè? Vuoi anche un po' di rete 4? Dai, metti rete 4. C'è il signore Luca Viscardi che ci cambia canale dal cellulare. Ci mette il radio io. Cortesemente, ci fate 3 caffè? No. Perché? Sei provato a farmi dispetti. Aiuto! Fatto. Cazzo ridi. Andiamo! Ciao, tu vai a piedi. Assolutamente sì. Ce la facciamo, non vi preoccupate. Ciao, ci vediamo a casa. No! Dai! Aia! Siamo finalmente arrivati a casa e adesso posso godermi in santa pace il 67esimo Festival di Sanremo. Sì, vabbè, ciao.
Buonanotte.